quando arriva il boato dal quartiere Fiera del Mediterraneo. Pochi conoscono Via D'Amelio. Da quel momento tutti in Italia ne parleranno, perché in quell'esplosione perde la vita il magistrato Paolo Borsellino, il procuratore in odore di superprocura, l'erede di Giovanni Falcone, ucciso 2 mesi prima. L'autobomba, un'utilitaria parcheggiata sotto il palazzo della madre di Borsellino. Quando esplode, il magistrato è appena sceso dall'auto blindata e percorre il vialetto verso il portone d'ingresso. Sa che in città è arrivato il carico di tritolo per lui. Sa che il lavoro degli ultimi anni, in pool con i pentiti, è un'offensiva. Sa che per questo Cosa Nostra non sta più a guardare. Il procuratore palermitano sa tutto, anche che la strada in cui cammina in quel momento non è sicura, ma non serve a niente. Tardi per lui. Tardi per i 5 poliziotti della scorta. Un attimo dopo il boato, una grossa nuvola di fumo sale da Via D'Amelio. Si dirada piano a scoprire uno scelto.